data la brevità dei tempi, faremo una piccola, così proprio un piccolo flash di quello che siamo stati sempre abituati a fare, cioè una rassegna stampa. Due cose importantissime. La prima è questa: abbiamo qui Avvenire del 26 aprile. Ok? Allora, abbiamo Mattarella che dice: l'Italia del 25 aprile è futuro per tutti. Il PD in ritardo con Serracchiani è scelta politica non di coscienza. Fassina, Renzi toglie dignità al Parlamento, è il minimo che possa dire uno del suo giro. Per quanto riguarda Mattarella, noi invitiamo vivamente... Cioè, ma come fa, ecco, un parlamentare a sedere in aula insieme a uno che è dichiarato incapace di intendere di volere? Certo. Cioè io mi sentirei offeso. Ma queste sono donnaccole, ma hai visto chi sono questi ministri? Questi ministri femmine sono donnaccole da quattro soldi, non hai visto? Da taverna, proprio da taverna. Sono carucce, ma sono donnaccole. Insomma, invito Mattarella ad andare a festeggiare il 25 a qualche altro giorno, il primo maggio ad esempio, a Portella della Ginestra, perché quello è l'unico vero posto dove lui acquista valore reale. Il potere mafioso, americo mafioso, che controlla dal 1943 la Sicilia e in parte l'Italia, ma soprattutto la Sicilia. Lo voglio dire, lo voglio ripetere, perché pochi sanno che la Sicilia è a tutt'oggi l'ennesimo Stato degli Stati Uniti d'America. Beh, non a caso c'è una Costituzione, non uno statuto regionale. Esattamente. C'è proprio una Costituzione. Allora, la Costituzione fu elaborata proprio per garantire il distacco della Sicilia, come è avvenuto per le Hawaii. Il distacco della Sicilia, visto che il potere reale è mafioso lì, di cui il Mattarella è il... Uno capo in testa. Naturale, l'erede naturale. Una delle famiglie più in vista, mai diciamo nominate. Sì. No? Sì, ma no, ma molto diciamo sullo sfondo, ma che c'hanno. Gio Banana non è che fosse l'ultima persona. Comunque, lo sfondo è quello: il padre di Mattarella fu più di una volta ministro di ministeri non eccezionalmente importanti, ricordando che in quell'epoca il Ministero dell'Interno era assolutamente gestito direttamente dalla mafia attraverso i loro uomini, a cominciare da Scelba per finire con Restivo, personaggi notoriamente voluti dalla mafia. Dice, ma per inserirci Napolitano poi. Perché? Gli Stati Uniti puntavano per il controllo dell'Italia dell'apporto fondamentale della mafia, perché la mafia fa il controllo sociale più di qualsiasi altra organizzazione. Dopodiché, chi si vuole ulteriormente informare glielo diciamo. Qui abbiamo però un'ultima cosa, sempre di questo giornale: il cardinal Ravasi si racconta, il nostro mondo soffre l'unione di apatia e ateismo. Allora, l'apatia nei confronti della vostra religione, cari amici, il che non può che farci piacere. L'ateismo ha maggior ragione, perché è il disconoscimento del vostro Dio, e finalmente la gente sta incominciando a capirlo, che il vostro Dio Guarda, è completamente a proposito di campato per aria. A proposito di buddisti, c'è una parabola molto, proprio una parabola ascendente molto pronunciata a proposito di adesioni al buddismo Soka Gakkai, tanto per dirtene una. Esattamente. Che ha una diciamo, filosofia molto più moderna e soprattutto molto più aderente alle sensibilità evolute della gente attuale, della media della cultura attuale. Che non il dogmatismo feroce e tirannico. No, ma il bello è che ieri il signor Jorge Mario Bergoglio ha detto: diamo parità di diritti alle donne. Sì. Ha detto lui. Certamente. Non c'è una sola papessa, non c'è una sola vescova, non c'è una sola cardinala. Certo. O monsignora.
Però ci sono le amiche dei monsignori. Sì, quelle tante. Ne abbiamo detto, abbiamo parlato allora, prima, certo. Allora, un'altra cosa interessante, ecco qua, sempre di questa resistenza, mito completamente. No, sempre della serie, io dico le cose, ma io faccio i cazzi miei, sì. Ma voi date retta a me. È naturale. Ed è la mistificazione sostanziale su cui si basa l'intero cristianesimo. Proprio in questi giorni, lo dico ai nostri amici, di andare a vederlo, c'è una mostra bellissima al Comune di Roma. Proprio nella sede del Campidoglio, ai Musei Capitolini. Ai Musei Capitolini, dove c'è una raccolta di statue, ad esempio imperiali, e di altre bellissime statue, reperti vari. Reperti, ma soprattutto una raccolta di quasi sempre statue delle religioni antecedenti al cristianesimo, che dimostrano in maniera inequivocabile le ruberie. No, a parte le ruberie, come il cristianesimo sia esclusivamente una religione sincretistica dove di autonomo, di proprio non c'è assolutamente nulla. Nulla, nulla. La cosa che mi ha stupito di più è stato il vedere statue, bassorilievi di sepolcri, eccetera, dedicati al buon pastore. Allora io ero convinto che almeno un simbolismo fosse autenticamente cristiano, quello. Il buon pastore, ma nemmeno quello lo era. Manco i pesci, manco il simbolo dei pesci, quello significa una vecchia tradizione. Esatto. Legata anche a religioni astrologiche, certo, certo, e quant'altro. Certo. Ritorniamo a questo. Qui questi continuano a battere sul mito, ormai che non sente più nessuno, col mito della resistenza. Il mito della resistenza è campato completamente per aria, perché tutto è, no, fuorché è avvenuto. L'abbiamo già detto più di una volta e anche adesso lo diciamo. Oliva racconta l'oro di Dongo con qualche mistero di troppo. Uno storico abbastanza approfondito e abbastanza da meritare, sì, fiducia, è lo storico Oliva. Però la cosa che volevo sottolineare è questa: una volta tanto che Violante ne dice una sensata. Strano. Allora, mi meraviglio. Restano da capire le ragioni dei vinti. Allora, voglio fare un paio di considerazioni. I vinti sono tutti gli italiani, perché è l'Italia che ha perso la guerra. Era una guerra che cercava di svincolarsi dal potere anglosassone. L'abbiamo persa tutti, ovviamente si sono inventate che invece certi italiani l'hanno vinta. Restano comunque i vinti, i cosiddetti vinti erano quelli che aderivano alla Repubblica Sociale Italiana. Soltanto nel campo militare, coloro che vestivano divise più o meno, diciamo così, variopinte, regolari, erano circa 1 milione. Di contro agli eroici partigiani, che, come ha dichiarato uno storico inconfondibile quale Giorgio Bocca, che faceva parte dei loro, erano 2000 nel 1943 e 4000 nel 1944. Ecco, questa è l'entità dei cosiddetti vincitori. Infatti le battaglie, diciamo, veramente combattute dai partigiani sono state 2. Ma perché ne ha combattute qualcuno? 2, no, 2 scaramucce, quella di Genova e, sì, quella di Cuneo, Assi Cuneo. Sì, allora, leggiamo anche quello. La deriva comunista controlla... Oh, questo obiettivamente è vero, come dice il notissimo storico Perfetti, Francesco Perfetti. La deriva rossa fu fermata anche per azione di certi personaggi che conosciamo e che sono ampiamente descritti in questo libro. Perché faccio vedere questo libro? Perché vorrei che tutti i nostri amici lo leggessero, perché questo libro dimostra in maniera inequivocabile il ruolo svolto dagli inglesi e il conflitto latente ma sempre presente fra inglesi e americani per il controllo dell'Italia e le ragioni anche di carattere energetico che hanno generato questo contrasto, laddove in realtà
questo, e anche al Parlamento energetico, diciamo, più e che questo contrasto per lungo tempo non c'è stato. Mussolini è sempre stato abbastanza vicino alle politiche inglesi, ma al momento in cui gli inglesi hanno ritenuto opportuno di interferire pesantemente sul ruolo dell'Italia per poterli potersi tenere sotto controllo attraverso l'elemento energetico, così come oggi ci vogliono tenere sotto controllo attraverso l'utilizzazione dell'acqua potabile, e allora questa situazione ha generato poi tutta una serie di conflitti, tra cui la cosa più importante, che è la guerra che noi abbiamo svolto contro gli inglesi per la nostra indipendenza e per la nostra libertà. A questo punto di vista voglio leggere una frase, ripeto, questo è un libro che tutti i nostri amici che pretendono di conoscere le cose devono leggere, e a scorno di quelli che parlano e continuano a parlare ancora di libertà in relazione alla cosiddetta resistenza, leggiamo questa frase: l'unica cosa che mancherà all'Italia è una totale libertà politica, e questa sarebbe la libertà. Winston Churchill al delegato di Papa Pio XII, novembre 1945. Documento del governo inglese 1943. I nostri piani prevedono la conquista assoluta dell'Italia. Questo è il capitano Angleton, circa il trattamento da riservare a Junio Valerio Borghese dopo la liberazione 6 novembre 1945. Questo serve per spiegare che cosa c'era dietro al famoso golpe borghese. È di primaria importanza evitare i processi e l'esecuzione di Borghese da parte degli italiani, i soggetti di grande interesse per le nostre attività di lungo periodo. Qui abbiamo una frase di Mario Scelba, da me citato in precedenza, futuro primo ministro italiano nel 1945. Gli inglesi contano sulla presunta instabilità governativa per affermare la loro egemonia e si oppongono alla ripresa produttiva delle industrie. Volevano far come in Germania nel 18. Esattamente, e questo è importante. Un'ultima frase qui da leggere. Documento del Ministero dell'Energia britannico, 15 agosto 1962, l'ENI sta diventando una crescente minaccia per gli interessi britannici. Il senatore democristiano Donald Cattain all'ambasciatore inglese Sir Guy Milland, 17 settembre 1975. La linea morotea è pericolosa, l'ha detto Donald Cattain, perché considera irreversibile la crescita del Partito Comunista. Moro cabina su un terreno scivoloso. Martin Morland l'hanno avvertito molte volte, esattamente, anche a lui direttamente. 28 aprile 1976, interesse della Gran Bretagna fermare l'avanzata comunista in Italia con ogni mezzo a nostra disposizione. Ora, ripeto, guardate questo libro, compratelo, costa soltanto 8 euro. Oh, la cosa interessante che ci spiega, tra l'altro, l'attentato che ha portato alla morte Mattei e l'attentato che ha portato alla morte Moro, è questo contrasto fondamentale che c'è stato tra Stati Uniti e America per il controllo dell'Italia. Non dimentichiamoci che l'Italia, Stati Uniti d'America e Inghilterra, Stati Uniti d'America contro l'Inghilterra e l'Inghilterra contro gli Stati Uniti d'America, per cui questo, parenti serpenti, e per questo spiega anche, importantissimo, non solo come è andata la faccenda del referendum costituzionale, che gli inglesi volevano la famiglia Savoia, allora servita da circa 300 anni, e gli americani volevano la Repubblica, hanno vinto gli americani, perché la Repubblica l'avrebbero controllata d'accordo col Papa, che non voleva avere il contrasto di un'altra autorità come il Papa ha avuto per circa un secolo, no? Nel controllo dell'Italia e soprattutto l'utilizzazione della mafia, che sarebbe stata sicuramente combattuta da una monarchia sabauda, per stronza che fosse. Allora, questo spiega tutta cosa. L'altra cosa importantissima, leggo un paio di frasi, che riguarda una componente essenziale della storia energetica italiana, che riguarda
il dopo attentato a Matteotti. A Matteotti, dove dice in maniera molto chiara che Mussolini si rivolse immediatamente all'URSS perché era il naturale approvvigionamento petrolifero per l'Italia. Quindi gli accordi che il fascismo aveva con l'URSS erano fin dal 1923. Oggi noi ci troviamo nella stessa situazione, cioè ci troviamo in una situazione in cui il fabbisogno energetico italiano, secondo una logica di indipendenza, dovrebbe spingersi a stringere ulteriori contatti con la Russia di Putin, come aveva fatto non a caso Berlusconi. Questa è la ragione per cui loro signori che si avvalgono del potere catto comunista e del potere catto comunista che controlla anche la magistratura, si sono scagliati contro Berlusconi. Questa è la ragione, gli accordi di Berlusconi con Gheddafi, gli accordi di Berlusconi con Putin. Per concludere voglio leggere altre due cose. Questo è un libro che è stato scritto da un professore che io ho conosciuto, Pacifico Deramo. L'abbiamo appena accennato, ma c'è una frase che voglio leggere, perché sta a dimostrare l'infantilismo mentale degli italiani. Per esempio, per il patriottismo, il mito della resistenza, capovolgendo l'effettivo risultato della guerra, risponde al desiderio di una vittoria italiana, cioè all'esigenza di non aver perso la guerra. Il mito, non essendo ideologia, né teoria, né azione politica, né storia, non può essere confutato ideologicamente, teoreticamente, politicamente e storiograficamente. Ecco perché è nato e si sviluppa e viene sostenuto nell'indifferenza generale, peraltro, il mito della resistenza. Può essere eliminato o superato soltanto con la soddisfazione delle esigenze che denuncia. È chiaro? Per cui il mito della resistenza potrebbe essere superato da una forza politica autentica che rivendicasse il patriottismo in un'altra maniera, perché questo del 25 aprile è un mito rovesciato, e guardate quanto è importante questa cosa. Il discorso si può completare cercando di vedere le ragioni e il posto del mito in un più ampio contesto. Se è vero che il mito nasce perché percepito e non perché raccontato come tale, è vero anche che colui che e esse chiama profittatore del mito non è tanto il delegato della maggioranza quanto piuttosto il propiziatore di un appagamento tra i molti possibili, mitico e illusorio, di singole esigenze, ciascuna delle quali potrebbe essere diversamente appagata. Ora, questa S io non so chi è, ma sicuramente è uno studioso del mito. Voi vedete come tutto questo discorso è veramente calzante con un paese come l'Italia che è completamente alla mercé dei miti del cattolicesimo, dove il cittadino viene completamente alienato e estraniato da se stesso attraverso la mitologia cattolica. Il mito, la formula del mito è una formula a scatola chiusa. O lo assorbi per intero come è, senza nessuna modifica e senza nessuna sindacazione, critica, valutazione, considerazione, approfondimento, oppure non lo accetti. Cioè è una di quelle cose fideistiche. Esatto. Ed è la rappresentazione più, diciamo, generale, più diffusa del concetto, diciamo, rappresentato dalla fede attraverso i miti. Non a caso le parabole sono miti. E, questa, e quindi non puoi confutarli esattamente con tutte le argomentazioni che ha. È la ragione della crudeltà dell'Inquisizione, perché l'Inquisizione sa perfettamente che o prendi il mito nell'interezza, compreso la resurrezione, compreso la Maddalena, come abbiamo citato l'altro giorno, che ha assistito alla resurrezione, ma quando c'è scritto che Maddalena ha assistito alla resurrezione nei Vangeli, no? Invece loro lo scrivono tranquillamente. Poi l'esposizione del telo che avrebbe raccolto Gesù Cristo, tutte cose che
sganciato, che appaiono dopo, 1300 anni. Esattamente. E beh, fu l'apparizione, no? Allora, et caro factum, et verbum caro factum est, si dovrebbe dire et verbum stoffa facta est. Finiamola qui. Egli è il coordinatore di un sistema in cui ognuno ritrova qualcosa che gli serve, ma egli solo, l'antifascista militante, ha totale ed esclusivo bisogno del mito, e in questo senso può essere considerato l'autore. Platone, che è stato il grande genio che sappiamo, esattamente, ideò perfettamente una controdeduzione al mito della religione, cioè quello, il mito della caverna. Esattamente. Il mito della caverna rappresenta benissimo il sistema di scardinamento di qualunque altro mito. Esattamente. Perché esattamente prevede dentro al mito tutte le controdeduzioni, i personaggi, gli effetti, bravissimo, le cause, eccetera, che vanno a inficiare il mito. Ma il mito della caverna, come dissi io in una delle mie prime conferenze, parlo alla fine degli anni 50, che era una conferenza dedicata al commento sul film, sul bellissimo film con Kirk Douglas su Spartaco, no? Dove anche lì tutto è assolutamente mito. E quello, il cinema è la vera attuazione, perché così come il mito della caverna ti dice che l'uomo che sta nella caverna vede delle immagini all'esterno e le prende per buone, così l'immaginario cinematografico e oggi televisivo è fatto apposta col fine, no? Ugualmente, in ogni caso, la Sacra Sindone, infame, perché andate a vedere com'è esposta la Sacra Sindone nel buio, in una situazione, capito? La scenografia è teatrale, eccezionale, cinematografica. È una cosa per impressionare, come fossero, appunto, da impressionare delle pellicole cinematografiche. Allora, è la fine, egli esprime un potere propiziato dall'invocata vittoria dello straniero, potere da legittimare in senso nazionale, ed è il continuatore di un atteggiamento negativo, anti, da legittimare nella sua negatività. Tanto è vero che c'è antifascismo, è una valenza negativa. Noi non possiamo dire, non esiste ad esempio l'anticristianesimo, o esiste un'altra religione, o esiste l'agnosticismo, o esiste l'ateismo, ma non l'anticristianesimo. Cosa vai a combattere? Se lo combatti è perché in nome della ragione, in nome della logica, in nome della difesa ma dell'individuo. Ma ecco la difficoltà di scardinare diciamo, le difese dell'io identitario del credente, perché il credente ha come rappresentazione di se stesso quel mito falso che giustifica la sua esistenza in quanto identità. Esattamente. Hai capito? È identità logica. E quindi ecco perché è difficile andare per a scardinare. Per questo io ho voluto leggere questa pagina eccezionale. La resistenza soddisfa la prima esigenza proponendo come autonomo il potere ricevuto dall'esterno. A tutt'oggi questi, io mi ricordo che parlavo con una donnetta, dice: sono stati partigiani, che cosa vanno a festeggiare gli angloamericani? Sono stati partigiani che hanno liberato l'Italia. È incredibile. È una donnetta del caso. Poverina. E soddisfa la seconda con la sua ambivalenza. È positiva perché azione, lotta, sacrificio. Ecco qui l'insistenza che c'hanno questo giornale cattolico nella lotta, nel sacrificio degli eroici partigiani. È tutto qui, eccetera, ma è la positività del resistere, e cioè ancora dell'anti, che postula fuori di sé il proprio principio. Quindi anche questo è principio fondamentale. Allora, sei antifascista, quindi sei resistente, resisti. No, sei cattivo. Allora, sei un reprobo, uno da condannare, perché sei un anti. No? Una valenza negativa nel termine stesso. Nel termine anti c'è una valenza negativa, quindi quando uno ti taccia di essere anti qualcosa, sei qualcuno che nega una verità conformata, solida, strutturata, condivisa da tutti. Sei un negativista, negazionista, sei un negazionista. E infatti
la parola fondamentale che questi sono riusciti a mettere in piedi, a strutturare, in piedi, è quella di negazionista. Tant'è vero che io rispondo sempre: nega che vuol dire? No, ma che vuol dire? Sì, ma poi nega. No, gli dici, che vuol dire? Non lo sanno, ma neghi la religione, capito? Siamo alla fine, però questo va preso in considerazione, questo è un testo importante che facciamo vedere. In cui l'autore fa delle considerazioni validissime sulla realtà di oggi. Primo e terzo mondo non si sono eclissati, così come non hanno dato vita a una sorta di modello socio-economico in cui le disuguaglianze venivano progressivamente superate. Semmai il contrario. Ridotto all'osso, per esemplificare la posizione che gli individui occupano nello scenario sociale contemporaneo, è possibile immaginarli all'interno di due rette, una che si muove orizzontale e l'altra che corre in verticale. Sull'asse orizzontale sono collocate quelle quote di popolazione il cui presente e futuro oscillano fra lavori saltuari, precari e flessibili di basso profilo e le continue incursioni nell'ambito delle economie informali e o illegali. Passaggi determinati da semplici contingenze, sia strutturali, maggiore o minore richiesta di lavori di basso profilo, sia individuali. Stiamo facendo una registrazione, qualche minuto e andiamo via. Eravamo venuti per vedere la fiera, ma è finita. Siamo arrivati con una settimana in ritardo. Sì, ok, va bene. Qualche minuto ancora. Ok. Grazie mille. Grazie. Scusi. Opportunità offerte occasionalmente da uno dei tanti segmenti delle economie informali. Costoro, nella migliore delle ipotesi, possono aspirare a una dignitosa esistenza al servizio di un qualche padrone privato o pubblico, singolo o collettivo, e se saranno servi, mesti e fedeli, con ogni probabilità non andranno incontro a troppe disavventure. Ma, come nella Londra vittoriana, potranno sempre contare sulla benevolenza del padrone che non gli rifiuterà i suoi abiti smessi ma ancora in buono stato. Questa è l'Italia di Renzi, descritta in maniera perfetta. Diverse le vite e le opportunità per coloro le cui esistenze sono inseribili sull'asse che corre in verticale. Complesso non omogeneo, dove le posizioni di rendita, di prestigio e potere sono oggetto di una stratificazione sociale ossessiva. E la lotta per l'affermazione individuale feroce, priva di scrupoli e incessante. Aspetta un attimo. Signorina, scusi. Ah, non era lei, scusi. No, che cosa volevo dire? Sono prego, prego. Cosa volevi dire? Del libro, del libro. È la lotta per l'affermazione duale feroce, priva di scrupoli e incessante, ma è questo il nocciolo della questione, con qualcosa che le assimila e le rende affini. Guarda che la lotta di quelli che vengono chiamati i quadri e i dirigenti delle multinazionali, eccole qui, dove è una lotta ovviamente incessante, come era una lotta agli aspiranti signori nell'Italia post medievale e delle signorie. Le opportunità a portata di mano sono, se non infinite, numerose e pur sempre all'interno di uno stile di vita sociale inclusivo e rispettabile. Due modelli sociali che fotografano esattamente il modo in cui il capitalismo globale ha ulteriormente enfatizzato in un territorio fattosi unico le differenze di classe, dando vita a due mondi a tal punto distanti e incommensurabili che per molti versi le metropoli globali, più che a scenari iper o postmoderni, sembrano rimandare al remake ben riuscito dei mondi coloniali. Chiaro? Dei mondi coloniali, quindi la percezione è quella che nella società delle metropoli italiane è la realtà vera, è la realtà coloniale. Ecco perché questi vogliono l'immigrazione, vogliono il mescolamento dei colori della pelle.
Tutto ciò in fondo non deve stupire, perché nella guerra tra le classi, perché esiste, comunque, noi rifiutiamo il marxismo in quanto tale, come teoria, ma noi sappiamo perfettamente che le classi esistono e che le classi comunque sono in guerra, sono una delle tante guerre presenti, ma è anche quella la guerra che dobbiamo prendere in considerazione, a differenza del marxismo che vede solo la guerra delle classi e quindi si autolimita automaticamente. Perché nella guerra fra le classi non esistono condizioni date una volta per sempre. La lotta mortale permanente tra lavoro salariato e capitale e gli equilibri che in questo si stabiliscono sono sempre il frutto di un rapporto di forza politico, mai il risultato di un presunto processo di civilizzazione. Non bisogna mai dimenticare che, non diversamente dal colonialismo, il capitalismo cede solo con il coltello puntato alla gola. E a civilizzarlo è solo il quantum di forza che il proletariato, in quanto classe politica, è in grado di contrapporgli. La caduta del muro ha comportato quindi un mutamento di scenario, dove, pur in un contesto modificato, sembrano delinearsi nuovamente, in maniera netta, le tre contraddizioni fondamentali dell'era imperialista. E con questo vorrei chiudere con una mia semplicissima considerazione. Fidarsi del proletariato è veramente uno dei più grandi errori che ci possa essere. Il proletariato è servile, continuerà a servire, servirà sempre. Bisogna fidarsi di una mentalità però di ribellione delle classi medie, perché sono le classi medie quelle che si ribellano, che hanno la cultura per farlo. Gli avvocati dei francesi. Esattamente, gli avvocati che costituirono la rivoluzione francese, erano acculturati. Ecco perché hanno fatto la rivoluzione. Erano consapevoli di loro come individui, di loro come categoria. Avevano anche difeso, e mi viene in mente, sia Couthon, sia Robespierre e sia Babeuf soprattutto, i poveracci, le classi infime dalle sopraffazioni dell'aristocrazia. Ora, anche questo è un fatto importantissimo, quindi noi puntiamo proprio su quello, noi puntiamo sui quadri che poi erano i quadri su cui puntava anche Togliatti, ben inteso, solo che erano in un clima di asservimento ideologico troppo stretto, il comunismo di Togliatti non ha potuto arrivare ai termini in cui voleva arrivare, però lui, il comunismo di Togliatti non era certo quello delle classi operaie, semmai era quello teorizzato da Gramsci, quello delle classi operaie. Quindi Togliatti sapeva perfettamente, era un intellettuale, era un borghese, sempre stato un borghese, veniva da una famiglia borghese e sapeva perfettamente che le rivoluzioni le fanno la borghesia, intesa nel suo complesso, non la ricca borghesia terriera, né tantomeno la borghesia terriera delle professioni. Basta vedere agli aderenti alla carboneria mazziniana e quella categoria lì, dal piccolo commerciante al piccolo imprenditore. Esattamente. Ha rappresentato in Italia quelle categorie intermedie, il piccolo artigianato, il piccolo medio artigianato. È stato sconfitto comunque dalla storia, ma non dalla validità della posizione. Il capostipite generante la presa di coscienza della nazionale e poi tutto quello che le valenze che sappiamo. Parleremo a suo tempo del nazionalismo risvegliato proprio da Mazzini, al contrario delle tesi che vedono Mazzini come esponente della massoneria. La massoneria è un'altra cosa, lo ripeto per l'ennesima volta, Mazzini è il vero autentico grande nemico della massoneria, perché ha imposto una concezione nazionale, nazionalista, volontaristica, soprattutto con la nascita della Giovane Italia. Allora, noi, e faccio richiamo importante a quello che già tu hai detto prima, e cioè che noi come Alba Mediterranea dovremmo incominciare a entrare nell'ordine di idee di andare a prendere sempre più stretti contatti con quei 4-5 milioni di volontari che dedicano il loro tempo, la loro energia e le loro azioni a fare bene comune, a fare qualcosa per gli altri nel sociale, certo. Perché quella è la classe politica, noi dobbiamo andare a contattare, perché sì, loro rappresentano il nostro piccolo, quello che possiamo fare, lo facciamo le denunce. Certo, ma
bisogna cominciare anche a prendere contatto con queste organizzazioni, movimenti, gruppuscoli, che ce ne sono oramai centinaia, che separatamente rappresentano tante sfaccettature dell'intervento sociale di queste classi consapevoli della loro partecipazione sociale nazionalista. Gli americani ne hanno ammassato uno di recente. Certo. Ho portato questo per concludere un esempio primordiale di lavaggio del cervello, che è bene farlo vedere. No? Ecco, lavaggio del cervello comincia sempre da molto giovane. Sì, esatto, eccolo qui. Leggiamo due strofette. Eccola qui. Ecco. Oggi piove a non finire, lo leggo, eccolo qui, guardatelo quanto è bello, Allora, oggi piove a non finire, Greta piange e vuole uscire, non ne posso proprio più, perché la pioggia viene giù? Dopo un po' torna il sereno, esce il sole in un baleno, Greta ride e finalmente corre fuori allegramente. Poi si ferma all'improvviso, guarda bene e fa un sorriso. Ho scoperto una gran cosa, che la pioggia è preziosa. Fa spuntare i fiorellini che colorano i giardini. Che invenzione, dico io, l'ha creata Geova Dio. Ai 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 ai. È troppo bella. No? Ai ai ai. Questa è anche carina. Guarda i tuoi ditini e muovi anche i piedini. Osserva il tuo nasino da lontano e da vicino. Guarda che gambette, carine e rotondette, ti fan correre e saltare, son davvero tutto fare. Guardati allo specchio, tesoruccio mio, sei un cavolatporo, ti ha fatto Geova Dio. Da non scambiare con Genova in ogni caso. È veramente abominevole. Vabbè, vomitevole. Vabbè, anche oggi abbiamo fatto e detto la nostra. Ciao a tutti.